Allora, Ministro Castelli, quanto è stato importante oggi venire qui dai ristoratori che stanno manifestando dopo il DPCM e soprattutto che tipo di garanzia gli avete dato in vista del varo del decreto di oggi pomeriggio? Intanto è fiere e congressi, Ah, stiamo fiere e parlando di congressi. eventi, non ristoratori. È un settore centrale che per noi è la nuova base del piano dell'export che abbiamo scritto, che ha scritto il ministro Di Maio. È un settore sul quale già in momenti pre-Covid si erano fatte norme di sostegno come mai ne erano state fatte. È un settore strategico che coinvolge tanti piccoli ma anche tanti grandi, quindi abbiamo livelli di fatturato molto grandi ma anche molto piccoli. Tutta questa categoria, il suo indotto sarà rifondato dal fondo perduto, ma non solo, il fondo perduto che ricordo sarà due volte quello che hanno preso a giugno, quindi nel mese di giugno, in più il credito d'imposta sugli affitti, la cancellazione della seconda rata dell'IMU. Ricordo che abbiamo già tolto un pezzo di IRAP e spostato l'ISA che dovevano essere pagati in questi mesi. Non è finita, ecco, loro chiedono programmazione. La programmazione è quella che vorremmo ricominciare a fare tutti, sapendo che cosa succederà col Covid. Siamo tutti un po' fermi per via di questo. Se non sappiamo quando si stoppa il Covid, è difficile programmare. Però in questo noi non li lasciamo da soli. L'intervento di oggi in Consiglio dei Ministri è proprio questo. Poi ci sarà la manovra di bilancio che invece programma le risorse anche in ottica emergenza sul 2021. Sul 2021, sulla manovra, c'è un fondo di 4 miliardi che abbiamo fortemente voluto, dedicato a quelle che ci si augura di non utilizzare, ma potrebbero essere le emergenze Covid del 2021. Quindi già abbiamo messo da parte delle risorse per l'emergenza, e poi le misure di cassa integrazione che sono rifinanziate fino a fine anno adesso, e poi sulla manovra per tutto il 2021. Insomma, tante cose sul piatto. La difficoltà è cercare di raccontargliele e confrontarci dandogli una visione, che è una visione che però va gestita passo passo, perché tu oggi sai che cosa succede ma non sai che cosa succederà tra 2 mesi. Quando abbiamo fatto il primo lockdown non avevamo idea quale curva avremmo visto nel mese di novembre. Questo ci deve aiutare a confrontarci e intervenire in maniera veloce e rapida. Ecco, adesso che voi utilizzerete questi fondi, non sarà, visto che si tratta di risorse già stanziate e non utilizzate, non dovreste mettere mano al NADEF? No, esatto, stiamo facendo questo per 2 motivi. Il primo, perché riprogrammare le risorse fa parte di una buona tenuta della contabilità dello Stato. La seconda è che queste risorse ci servono, vanno riprogrammate, e nel corso del 2020 erano state appostate delle risorse, è arrivato il Covid e i numeri chiaramente si muovono in maniera diversa rispetto a come li avevi programmati, quindi se non li utilizzassimo andrebbero a ridurre il deficit, cosa che dopo che abbiamo dovuto fare 100 miliardi di interventi per il Covid non avrebbe nessun senso. Quindi Senta, vuole dire qualcosa a qualcuno che contesta da dentro la maggioranza il DPCM, come se il DPCM fosse modificabile da nessun altro che il Presidente del Consiglio? sono momenti difficili e non vi nego che fare certe scelte, insomma, prevede tante ore di dibattito. L'abbiamo visto anche in altri mesi. Decidere come intervenire in maniera veloce e in maniera risolutiva, vuol dire avere la responsabilità di essere una squadra di governo. Io credo che questo è l'obiettivo che ci deve muovere tutti: Bene. uscire più in fretta possibile dal Covid. La ringrazio, grazie al Vice Ministro Castelli.